Salve ragazzi, allora, dato che le motivazioni non so se sono uscite, ma le conosco tutte, cioè le conosco perché chi si interessa alla fine le motivazioni riesce a trovarle anche se i giudici non le danno, ho qui un foglio che dice praticamente in quali partite è stato condannato Moggi, in quali partite è stata condannata praticamente la Serie A della Juventus, perché la Juve è stata mandata in Serie B, e sono rimaste sei frodi. Tuttosport dice le sei fragili frodi su cui regge Calciopoli ancora una volta. Bene, allora, il tema dell'accusa mi sembra più che lecito, mi sembra più che ovvio: partite alterate, errori di guardaline, ammonizioni preventive. Beh, allora, come dice Tuttosport, restano sei frodi dell'ultima sentenza di Calciopoli. Sei frodi dell'associazione a delinquere capeggiata da Luciano Moggi. Le prove che l'associazione medesima serviva a qualcosa, eppure qualcosa stride se si effettua un'analisi puntigliosa come quella di Nicola Penta, insostituibile esperto del pool difensivo. Allora, dato che io sono più esperto di tutti del pool difensivo, ero stato anche esperto del pool accusatorio all'inizio per Moggi, adesso faccio parte anch'io di un pool difensivo. Perché? Perché non si può fare altro. Allora, partiamo da Cagliari-Juventus. Cagliari-Juventus, sì, si basa tutto su quella famosa scheda svizzera che vi avevo raccontato, no? Voglio che questo video, ragazzi, lo guardate perché ci sono rimaste queste partite, quindi ormai sappiamo quali partite. Cagliari-Juventus, allora, l'arbitro era Calbuto, condannato in primo grado e prescritto in appello. Allora, il motivo per degli inquirenti dicono che questa partita è stata pilotata perché cioè la frode è stata che è stato praticamente regolarizzato, cioè dato regolare un gol alla Juventus per gol di Emerson dove nello sviluppo dell'azione c'era Trezeguet che ha partecipato all'azione ed era in fuorigioco millimetrico, millimetrico, millimetrico. E sempre secondo le cronache di quel tempo, era Calbuto, non ha condizionato la gara, non ha condizionato la gara, almeno dicono a quei tempi, dicevano i giornali che non aveva condizionato la gara, perché c'era stato questo gol millimetricamente in fuorigioco, ma l'assistente non poteva vederlo. Quindi questa partita è stata dichiarata, pilotata, ma non si sa come. Anche perché non ha sbagliato l'arbitro, ma ha sbagliato l'assistente consolo, quindi non si capisce come sia possibile la condanna. Beh, non si capisce come sia possibile la condanna, quindi gli unici arbitri che sono rimasti ovviamente in questa partita sono stati Racalbuto e Moggi, gli unici che sono rimasti in questa partita, e ok. Poi, Roma-Juventus 2-1 per la Juve. Calbuto condannato in primo grado, prescritto in appello. Praticamente l'accusa qui ha gioco abbastanza facile, no? Perché dice la Juve va in vantaggio con un gol di Cannavaro in fuorigioco, ok? E però ancora una volta è l'assistente, questa volta non è Consolo ma è Ibaldi che convalida il gol di Cannavaro. Onestamente il gol era in fuorigioco e Cannavaro era in fuorigioco, non millimetrico, era in fuorigioco abbastanza netto. E sul rigore per fallo su Zalagetta, dove lo stadio olimpico, se vi ricorderete, stava venendo quasi giù praticamente, dove Racalbuto gli faceva ai giocatori: guardate che è rigore netto, netto, è rigore netto, perché il guardaline Pisacreta gli aveva detto: guarda che è sulla linea. E anche qui Tuttosport, se le andiamo a rivedere per bene, il rigore c'era perché era sulla linea Zalagetta. Se lo andiamo a rivedere, era sulla linea dell'area di rigore, quindi il rigore c'era, ma anche se non c'era, il guardalini gli ha detto che era rigore all'arbitro. L'arbitro come fa a dire no, non è rigore, non può fare altro la Calbuto. E ancora una volta dicono i giornali che la Calbuto non inciderà sulla gara, non inciderà sulla gara perché gli errori li fa l'assistente per i gol in fuorigioco e perché sul rigore, a parte che il rigore c'è. A parte che il rigore c'è, ma anche se fosse millimetricamente fuori area, se l'arbitro non è sicuro, non è sicuro, e Racalbuto era sicuro, il guardalini gli fa guarda che rigore, guarda che rigore netto, che cosa può fare l'arbitro? Dai rigore, 2-1 per la Juve, ma nessuno si ricorda questo lo dice Tuttosport, ma dopo aggiungerò qualcosa anch'io, che
Nel secondo tempo a Ibrahimovic annullano un gol regolare. Ok, gli annullano un gol regolare. E poi ci dovevano essere anche una o due espulsioni su Totti e un'altra forse mi sembra su Dacour perché per troppe proteste eccetera, eccetera. Però l'arbitro non ha voluto proprio far scoppiare l'Olimpico. Quindi aveva fatto questo. Allora, nell'udienza preliminare sono stati prosciolti Bergamo, Pairetto, Giraudo. Ok. E quindi rimangono coinvolti per questa frode solo Racalbuto e Moggi. D'accordo. Quindi da queste due partite dove si evidenzia che non ci sono telefonate tra Moggi e Racalbuto. Ok, non ci sono telefonate su scheda svizzera, niente, niente, niente. Quindi Ragusa riesce a reggere, non si sa come, ma riesce a reggere. In queste due partite sbagliano i guardaline e l'arbitro viene condannato. Non si capisce come sia possibile una cosa del genere, però ragazzi, è così. L'arbitro è stato condannato in queste due partite. Allora, Juventus-Udinese. Questa ve l'ho detto, è una partita incredibile. Questa partita è incredibile, incredibile. Perché Juventus-Udinese 2-1, la tesi dell'accusa è ovvio, no? Alterazione delle griglie e ovviamente la Juve favorita in campo. Dove punta l'accusa però? Dove punta l'accusa? A parte il fatto che l'arbitro è stato assolto in primo e in secondo grado e gli assistenti Germignani e Foschetti sono stati assolti in primo e in secondo grado, quindi sono stati assolti tutti gli arbitri, quindi più di così non si può, però, incredibile. Per un fuorigioco annullato, per un gol regolare annullato a Fava per fuorigioco che non c'era, l'accusa si butta su questo. E per la partita vengono condannati Moggi, Giraudo e Pairetto. La domanda di Tutto Sport è, ed è anche la mia, ma come hanno fatto da soli a pilotare la partita se gli arbitri e i guardalinei sono stati assolti? Mistero. Non si sa. Bologna-Juventus 0-1, dico io. Com'è possibile che praticamente Moggi abbia pilotato questa partita? Mistero. Infatti Pieri verrà condannato in primo grado, assolto in appello e assolto in Cassazione. Assolto in Cassazione. Perfetto. Poi, secondo l'accusa, Pierre ha condizionato l'andamento della partita, ma poi con la sua soluzione rimane solo esclusivamente Moggi che per alterare la partita deve aver telefonato a se stesso. Infatti, questa partita è stata smembrata non è stata considerata più pilotata. Cioè, però la condanna di Moggi è rimasta, eh. Fiorentina-Bologna, questa è la partita clou, ragazzi, la partita clou. Perché qui si entra in gioco con De Sanctis, dove non c'è mai una telefonata tra De Sanctis e Moggi. Premetto questo. Allora, De Sanctis condannato in primo e in secondo grado, la Cassazione ha confermato la condanna. Allora, la partita delle ammonizioni preventive, no? Allora, praticamente De Sanctis, qui ve l'ho già detto tante volte, deve decimare il Bologna e in vista della sfida con la Juve. Allora, intanto ammonisce tre rossoblù, di cui due diffidati, e salteranno la partita con la Juve. E Nastase e Petruzzi, io non lo sapevo, sono le riserve del Bologna. E sono quelli che non giocheranno con la Juve, ma sono le riserve del Bologna, ragazzi, le riserve del Bologna. La Gazzetta dello Sport, nota per essere a favore della Juventus, dà 6,5 De Sanctis come voto. Cioè, ragazzi, qui che cosa vogliamo dire di più di questo? 6,5, cioè gli dà più della sufficienza, non c'è altro da dire, qui non c'è altro da dire. Quindi in quel Bologna peraltro erano 7 diffidati, Giunti, Torrisi, Juarez, Colucci, Leoviso, Petruzzi e Anastase, 7 diffidati, porco cane, se ne ha ammoniti 2, se voleva decimare il Bologna ne ammoniva 5, 4, 2, di cui ammonisce uno non diffidato, pensa tu che fenomeno. E quindi in quel periodo quella famigerata scheda svizzera dice l'accusa non era attiva di De Sanctis, vabbè, non si sa come mai. E De Sanctis addirittura, dato che vuole
sfavorire il Bologna, dato che vuole sfavorire il Bologna, perché no, ovviamente deve fare in modo che il Bologna si arrabbi, e io, arbitro comprato da Moggi, gli annullo un gol regolare alla Fiorentina, no? Sono molto intelligente, riesco a fare tutto quello che posso fare, no? Perché se lui praticamente avesse convalidato il gol alla Fiorentina, ci poteva essere un'altra protesta dei giocatori del Bologna. Se era un arbitro corrotto, tirava fuori altri rossi, altri gialli, così era convinto che con la Juve nessuno giocava. Invece gli annulla un gol. Annulla il gol di Riganò per un fuorigioco inesistente. Grande De Santis. Ottimo lavoro. Lecce Parma, quella che io pensavo che potrebbe essere pilotata, ok? Che potrebbe essere pilotata, in effetti potrebbe essere lo Stato, però la domanda che si fa a Tuttosport, sinceramente, è più che legittima, perché De Santis va bene condannato in primo grado, secondo e anche in Cassazione. Allora, praticamente De Santis, secondo l'accusa, pilota il salvataggio della Fiorentina. È la partita per la quale Moggi, incredibilmente, Moggi viene assolto, quindi non si capisce come mai si riesca a dire che questa partita è ancora la manovrata alla cupola, perché se Moggi è stato assolto, che cosa cazzo ha manovrato? Ma se è una partita pilotata dalla cupola, come dice l'accusa, perché Moggi è stato assolto? Come dice Tuttosport, queste sono le frodi su cui regge l'impianto accusatorio di Calciopoli, che ha perso nel corso di vari gradi di giudizio l'esclusività del rapporto tra Moggi e i designatori, questo lo sapevamo. Poi il sorteggio truccato, le ammonizioni preventive, e che ha dovuto incassare l'affermazione dei giudici. Ripeto, i giudici hanno dovuto dire il campionato 2004-2005 non è stato alterato dalla cupola. Meno male che è stato detto. Meno male, mi sento meglio. Quindi, frodi sportive, ovviamente, perché hanno pilotato le partite, però la cupola non ha pilotato il campionato. Cioè, quadra tutto, no? Quadra tutto, è tutto normale, quadra tutto. La cupola ha pilotato queste sei partite. Queste sei partite. Però, i giudici dicono che il campionato 2004-2005 non è stato alterato dalla cupola. Bene. Quindi io vi ho fatto vedere in soldoni che praticamente Juventus, la Juve non è stata favorita perché ha sbagliato i guardalinee, Roma-Juve ha sbagliato i guardalinee, Juventus-Udinese sono stati tutti assolti, che avete i guardalinee, solo le condanne di Moggi e Giraudo, non si sa come. Va bene, Bologna-Juve, l'arbitro è stato assolto, quindi non si capisce come sia possibile una cosa del genere. Poi, ve l'ho detto, Fiorentina-Bologna. Ci sono queste super ammonizioni di De Santis che ammonisce le riserve del Bologna, due riserve del Bologna su sette, mi sembra molto poco per dire che ha pilotato il salvataggio. Lecce-Parma 3-3 invece, questa dovrebbe essere la partita dove Moggi fa salvare la Fiorentina, ma allora io mi chiedo come mai Moggi è assolto? Queste sono tutte le partite su cui ha retto Calciopoli, cioè una cosa incredibile. Cioè, sulle partite dove io avevo dei dubbi, tipo Siena Milan, 2-1 per il Siena, dove Mazzini dice a Giraudo: ma guarda, il nostro amico a Siena ha fatto un ottimo lavoro, no? E lì tu vai a pensare di chi intenderanno l'amico, intendono i guardalinee Baglioni, ovviamente. Baglioni è stato assolto. Ecco, quindi gli unici dubbi che ho io me li cavano i giudici. Questi dove io non ho dubbi, dove onestamente io non ho dubbi, ci mettono le condanne. È incredibile. Cioè, un giudice deve vedere se c'è la prova. In tribunale noi bisogna vedere se ci sono le prove per condannare, non le sensazioni, le prove. E qui le prove che Calciopoli è esistita non ci sono, non ci sono, non ci sono. Perché se andiamo a rivedere, l'unica cosa su cui l'accusa può puntare, che corrisponde alla fine, e dice: vabbè, De Santis alla fine, sì, su quel Fiorentina-Bologna il dubbio, l'accusa è brava a mettercelo perché dice: vabbè, ha ammonito due che hanno saltato la partita con la Juve, anche se vabbè, c'erano le riserve, però su Bologna-Juve, Cagliari-Juve, Roma-Juventus, Juventus-Udinese, non può reggere l'accusa. E io spero che Moggi vada a Strasburgo e si faccia assolvere.
Io penso, sono convinto che lo assolvano a Strasburgo, se porta queste prove. Basta un foglio del genere, ragazzi, un foglio del genere dove gli dice: queste sono le accuse che mi hanno fatto. Voi dovete decidere se praticamente io ho fatto queste cose o se sono solo sensazioni, però dovete decidere se ci sono le prove. Le prove non ci sono, non ci sono le prove, non ci sono le prove. Perché in queste due partite era calbuto, non ha sbagliato nulla, non ha sbagliato nulla, ha fatto solo quello che diceva il guardaline. Punto. Punto. Questo è Calciopoli. Ditemi cosa ne pensate e poi fatemi sapere. Ciao ragazzi, è forza Juve, è forza Italia. Ci vediamo mercoledì, ciao.